Ma che... Cioè... PGWeb! Questi sono capelli? Madonna! Ho detto faccio un po' la Tumblr, ma in realtà, cioè, sono uscita un po' male. Perché per avere... Madonna, che roba! Io mi scuso, ma ve lo giuro. Cioè, è la mia faccia, non ci posso fare nulla. Allora, così... Magari così viene qualcosa di più carino. C'è sta comunque. Sottofondo c'è Paolina. L'amore mio. Stop it. Get some help. È il mio unico amore della vita. Non ho bisogno di un fidanzato, Paolina. Comunque, con l'iPad qui da Barbarella 2 resta. Io ho fame. Non voglio fare la Barbarella, io voglio magna. Volevi! Siete anche un po' tipo ok. Ciao a tutti e a tutti, benvenuti. Bentornati in questo mio nuovo video. Ho tipo urlato, il vicino probabilmente stava dormendo, si è svegliato. Come state amici? Cosa mi raccontate di bello? Insomma, novità, fatemi sapere, che come al solito leggo i commenti, lascio like. E io, vabbè, oggi stile un po' barbona. Questa maglietta è bellissima, ditemi se non è bellissima questa felpa di Billie Eilish. Mi sono fatta questa pettinatura molto discutibile e sembravo davvero Olivia di Braccio di Ferro leccata da una mucca con i quattro capelli che sparavano, però vabbè. Comunque, come avrete sicuramente letto dal titolo e vista dalla copertina, ce l'ho fatta, cioè non ho cannato. Dove sono le telecamere? È uno scherzo? Gelato? Gelato? Mi viene da piangere, io mi commuovo così. Appunto, avrete letto dal titolo, oggi sarà un video che amo fare, amo registrare, perché lo amo da quando ero piccina ed ero alta tanto così. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, volevo farvi il video ce n'è per tutti i mesi e iniziamo subito. Allora, canzone preferita del mese, quelle tipo One Direction. Poi, profumo preferito del mese, il bonbon Malizia Sweet Vanilla, che... Sweet Vanilla, il bonbon Malizia Milkshake, buonissimo, sa di zucchero a velo di latte, buonissimo. No, così già fin troppo. Tanto così voi non lo vedete neanche. Ero una nanettina. E amavo registrare e guardare questi video. Quindi per me ogni volta è un'emozione fortissima poterli registrare. Oh my god! Wow! Sento un po'... Non posso dire di sembrare o di assomigliare alle beauty blogger bellissime, fantastiche, sempre perfette. Io sono così. E quindi non ho bisogno di sistemarmi più di tanto. Prima domanda, canzone del mese. E qua ci sbizzarriamo. Sapete che si aprono sempre grandissimi dibattiti sui gusti musicali. Io non ho un genere musicale preferito, perché se io ascolto una canzone che mi piace sia di un genere o dell'altro. E mi sono innamorata di queste canzoni. Avete capito? E questa è la prima. Poi c'è quest'altra. Insomma, avete un po' capito? Ora sono queste tre, cioè ascolto principalmente solo queste. La domanda andata. Seconda domanda di oggi, cari amici telespettatori, è il profumo preferito del mese. Che dire, io non ne ho perché puzzo. No, scherzo. È che non sto utilizzando tantissimo i profumi, perché vabbè, la mattina c'ho didattica a distanza, quindi che mi metto il profumo per la prof. No, invece magari andare a fare qualche commissione così, non lo metto semplicemente perché mi dimentico. Non sono una grande amante del profumo, lo ammetto, non ne metto a quinta latte come fa Lana Diona. Sono sempre alla ricerca di nuovi aromi come Lana Diona. Appunto mi accontento di quelli che ho a casa. Però posso dirvi che sto utilizzando un profumo per la camera invece. Questo è il mio preferito in assoluto. Questo è Aromatherapy. Uva e fragola. Non so dove si senta la fragola, però è buonissimo, è super fresco.
Amici telespettatori, ora passeremo al capo d'abbigliamento preferito del mese. Insomma, in collegamento con Ludovico Algiati, lì nello studio. No, in realtà lo deve dire collegamento con Ludovico Algiati. Perfetto, cari amici telespettatori, per questa puntata di oggi vi presenterò il capo preferito di me stessa medesima, che è una felpa, perché sto utilizzando letteralmente solo questa. No, non è vero, nel senso che capo d'abbigliamento sicuramente i felponi, le felpe per stare in casa, troppo comode, le amo tantissimo, cioè sono proprio perfette. E questa qua, no, aspettate. Ovviamente non uso solo questa, con lo smile, tutta nera, con lo smile, col cappuccio. L'ho preso da Bershka, in collaborazione con Smile. Allora, accessorio preferito del mese. Questo mese, settembre, volevo comunicare e specificare che è settembre, sto utilizzando tantissimo l'Apple Watch, che avevo praticamente sotterrato, perché come vi avevo raccontato l'avevo comprato principalmente per copiare. Però, dato che non sono in grado di fare queste cose, l'avevo un po' abbandonato. E invece l'ho riscoperto tantissimo per tenere conto degli allenamenti. A parte che ha mille funzioni, è quasi più un telefono che un orologio. È proprio la mia vitona, mi tiene conto di tutto. Pazzesco, patrimonio dell'UNESCO. Cibo preferito: dolci. Cioè, settembre, dolci. Mi strafogherei di gelati, io ve lo giuro. Toglietemi tutto, ma non i gelati. Il cucciolone, i sorbetti, l'Hagendaff, o come cavolo si chiama quello tedesco, che è tipo troppo buono. Sto avendo un fetish per il pistacchio in questo periodo. Crema di pistacchio, gelato al pistacchio, pistacchio ovunque. Scarpe del mese. Un po' triste, però questo mese devo dire che mi sono allenata tantissimo, ho fatto un sacco di sport. Più che altro ho utilizzato anche queste scarpe, vabbè, a parte che ho fatto molta didattica a distanza, quindi diciamo che non ho potuto sbizzarrirmi con lo stile. E anche per uscire magari mi trovavo proprio scomoda, poca voglia di vivere che avevo in corpo, quindi zan! Le mie scarpe da atletica. Che poverine, cioè, per fare atletica, sport, sono fantastiche, pazzesche, meravigliose. Rosa, molto fashion. E più che altro che queste magari le mettevo anche con un jeans, un pantalone nero. Che ditemi, vi prego, cioè, una roba obbrobriosa. Però utilizzavo queste tantissimo. Non vi bacio perché mi fate un po' schifo. La mia app del mese è, sarà TikTok. Ho utilizzato solo TikTok in questo mese, ve lo giuro. Sempre la solita canzone. Faccio anche le scenette, ovviamente dissando Lana Diona. TikTok trovo capire come vestirmi, cosa mangiare. È un wikiau. Make up del mese. Devo dire che non mi sono truccata tantissimo, ho avuto i miei periodi di make up durante questo mese. Ho utilizzato tantissimo tre prodotti: primer per le ciglia, mascara e ombretto. Ombretto utilizzo principalmente questi tre. Andando avanti, abbiamo il libro del mese. Questo mese ho solamente studiato, quindi ho letto ben poco. Ma dai, capelli rossi, 4. Però vabbè, e ho deciso di non finirli adesso, perché ho voluto prendere un po' di pausa e magari leggere qualcosa un pochino di diverso, che thriller, un giallo. Insomma, spaziare un pochino di più. Li riprenderò poi successivamente. La collana di Anna dai capelli rossi è tipo meravigliosa. È molto semplice, una scrittura molto semplice, ma secondo me ha un significato immenso. Smalto del mese. Questo mese non ho messo nessuno smalto, adesso non su niente perché ho tolto tutto. Però avevo queste unghie qua e ragazzi sono pazzeschissime, cioè le ho amate tantissimo. Inizialmente, cioè a primo impatto, è stato un po' complicato perché avercele così lunghe proprio quotidianamente è stato un po' difficile. Abituata, anzi è stato strano tornare a queste unghie qua. Dovevo calibrare di nuovo. Vorrei rifarle, magari un pochino più corte, però sicuramente le vorrei rifare, anche perché la forma mandorla così è pazzesca. Scrivi con una parola questo mese. Ansioso, cioè nel senso è stato un mese di ansia pura, scuola, varie cose, adesso l'emergenza Covid, ragazzi, non ce la faccio più. Mi raccomando, tenete sempre sulla mascherina perché è importante, disinfettatevi le mani, non toccatevi naso, bocca e occhi quando siete in giro, state attenti per la vostra salute e per quella degli altri. Borsa di questo mese, questa è nuova. Ho utilizzato tantissimo questa borsa qua, che ho preso 2 anni fa forse,
e ditemi se non è stupenda, bellissima. Questa ovviamente era della Nadiona, gliel'ho ciulata, argento, e per uscire magari la sera per qualche occasione speciale. Questa è fantastica, cioè ci sta dentro di tutto, io ci ficco dentro di tutto davvero. Ho anche sputato un catamarano, però questa è fantastica. E niente amici, qua finiscono le domande. Io spero che questo video vi sia piaciuto, come al solito spero di avervi tenuto compagnia. Io vi ricordo di lasciare un bel like, iscrivervi al canale, commentare qua sotto. Vi mando un grande bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!